Il campionato di Serie C disputa questo fine settimana la sua sesta giornata. Per l'Atalanta, tra le protagoniste del girone A, il calendario propone la trasferta a Vicenza. Per l'allenatore nerazzurro, Francesco Modesto, si tratta di un ritorno al suo più recente passato. Belle sensazioni, perché ho vissuto un periodo con i ragazzi. Quando sono arrivato la squadra non era in una buona posizione di classifica per quelle che erano le attese della squadra, però con il lavoro, con la dedizione dei ragazzi che ho avuto a disposizione, che oggi tanti non ci sono più, sono rimasti qualcuno, ma tanti nuovi, una squadra comunque rinforzata rispetto all'anno precedente, però è stata un'annata comunque positiva dalla posizione in cui era il Vicenza in quel momento, da undicesimi, poi siamo arrivati un passo anche a essere primi nella finale di Coppa Italia d'andata contro la Juve. Bellissimo ritornare magari a giocare lì al Menti con tanta gente, uno spot al calcio, specialmente in Serie C si vede poco in questa categoria, tanta gente comunque affamata di calcio che sostiene la propria squadra, e per noi ci attende una grande gara. Una gara in quanto i ragazzi giovani, è la prima gara dove affrontano una squadra con tanta gente così allo stadio, bella, bella da giocare, da vivere. Speriamo di fare buone cose. Un Atalanta Under 23 che sta crescendo di partita in partita, come conferma anche il tecnico nerazzurro. Allora, la crescita è una crescita che sta avvenendo, la vedo tutti i giorni anche in allenamento, la predisposizione comunque al lavoro l'hanno sempre avuta, la crescita nel singolo, di squadra, a momenti di gara tipo contro l'ultima che abbiamo fatto, il primo tempo molto bene anche a livello tecnico, nelle idee, la voglia di andare, essere coraggiosi, magari nel secondo tempo con l'acquisizione del risultato sul 2-0 ci siamo un po' accontentati magari di una corsa in meno, invece noi dobbiamo avere sempre il freno a mano giù e dobbiamo avere questa capacità di attaccare e fare male agli avversari. Poi è normale, davanti a noi ci sono sempre squadre comunque che hanno quella voglia di rivalsa, di giocare contro l'Atalanta, e noi dobbiamo essere bravi in quello anche, a contrabbattere questo tipo di situazioni. L'obiettivo è sempre quello, lavorare con determinazione per raggiungere il miglior risultato possibile. Quello non deve mai mancare, perché io penso che solo col lavoro uno si possa migliorare giorno dopo giorno, e quindi però ragazzi super intelligenti, capiscono, hanno avuto modo anche nel settore giovanile, crescendo su queste basi, che sono basi comunque importanti per arrivare poi dopo a grandi livelli, questo è il percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare, migliorarci e andare avanti.